Ecco ragazzi, buongiorno, vi faccio vedere tutta un pezzo di costa. Dietro quel promontorio c'è Sochi, ok, il centro di Sochi, dove c'è il porto. E qui siamo, fa parte sempre del territorio di Sochi, però siamo in una località diversa. Volevo farvi vedere un attimino la spiaggia e la Baywatch, insomma Baywatch che è in crescita, quindi Baywatch crescono, ok, e anche siamo abituati a dimensioni maggiori, no? Nei telefilm, insomma, dai, non ci si lamenta neanche qui. Ecco, ci sono le canoe. E qui, oltre la curva, vediamo, oltre la curva qui, continua la spiaggia, insomma, chilometri e chilometri di costa e poi stabilimenti balneari, insomma, in poche parole. Ecco. E tutta la città, tutte le città, i paesi, insomma, si estendono lungo la costa, come vedete, molti sullo sfondo, molti grattacieli, ok ragazzi, e molte case, moltissime case diciamo in collina, insomma, rialzate, ok. E quindi apri la finestra e ti vedi questo bellissimo panorama di mare e anche di collina, montagna, ecco. Siamo venuti qui a Sochi e siamo in un appartamento, appunto, con la vista sia del mare e sia della montagna, ok? Quindi non in centro a Sochi, perché i prezzi cominciano a essere anche proibitivi, bisognava comprare anni fa ancora, e in quanto, diciamo, da una decina di anni fa in certe zone il prezzo è quasi triplicato, ok? È raddoppiato, ma più che raddoppiato. Quindi una cosa che mi chiedono, in Russia bisognava venire qualche decennio fa, proprio quando ci raccontavano che i russi mangiavano i preti e i bambini. Poi si scopriva che era una nazione in forte sviluppo. Bene, e quindi c'è chi anni fa ci ha creduto, è venuto qui. Io conosco un paio di italiani che sono venuti qui in 20 anni fa e mi diceva: io sto benissimo, i soldi non mi mancano, ho fatto la mia parte, sono una persona che conta in Russia. Ma se venivo quando avevo 20 anni era meglio. Guardate che robe, ragazzi, che panorami, che panorama si vede. A me mi piace da morire, appunto, le case in collina, ok? Qui, ripeto, tutto per lo sport e la gente si butta in acqua volentieri, ecco perché è frequentata anche
faccio vedere il mare perché mi chiedete, fammi vedere il mare, fammi vedere il mare. Benissimo. La sì, la spiaggia, il mare frequentato. Estate, inverno, qui in inverno è ottimo per chi lavora in Siberia, nella Russia del Nord, con il clima e il freddo, anche la temperatura anche a meno 50, arriva a toccare anche il meno 50. E non sono pochi quelli che amano appunto la Russia del Nord e vengono qui anche in inverno, si ritrovano a dicembre, gennaio con 15 gradi e per loro è caldo, insomma, in poche parole, e vanno a nuotare al mare tranquillamente, quindi è sempre aperto, c'è un aereo che gira, non lo so cosa sia, come mai, va bene, sarà Putin che sta là controllando cosa fa quello straniero col cellulare, cosa vuole riprendere. Benissimo, pacca pacca ragazzi, bene, e al prossimo video, pacca pacca.